World Cup. Si sfidano BNL ed Etihad. Primo pallone per l'Etihad. Il lancio lunghissimo intercettato dalla difesa in maglia blu, vale a dire quella della BNL. La rimessa con le mani invece per la squadra in maglia viola. L'Etihad dovrà ripetersi però perché c'è stato un controfallo. San Marco, il lancio spagnolo, prova a mantenere il pallone in campo con difficoltà, non ci riesce, se lo porta direttamente fuori. La rimessa per Bosnian. Disagio. Messa dal fondo, battuta da McDyde. Spagnolo vince il rimpallo, ancora spagnolo, il destro, la parata in due tempi, poi libera McDyde. Proprio McDade nel tacco riesce a ribattere, ma subisce il fallo San Marco. Calcio di punizione per la BNL, che si mantiene costantemente in zona offensiva in questo primo tratto di gara. João Mario, porco dio. Bravo, se sei molto João Mario. Calcio di punizione dunque per la BNL, muro a 3 per Bosnian. Sul pallone proprio San Marco. Si attende soltanto il via libera del direttore di gara che arriva in questo istante. Parte San Marco con il destro a giro. Palla di poco a lato, prima occasione per la BNL. Cristo. Ancora la BNL che gestisce il possesso in zona difensiva, se ne va con un dribbling, poi all'indietro c'è il capitano Di Neo, lancio lungo per Ciccolini, da quest'altra parte Palanti, prova il cross morbido, McDade con la testa libera e mette il pallone in fallo laterale. Palanti con le mani, San Marco mette giù, si gira bene, ha la palla sul destro, il buon colpo di tacco, Palanti dal fondo può mettere il pallone in mezzo, il cross con i pugni, Bosnian non perfetta la sua uscita, poi San Marco al limite dell'area alimenta l'azione, il destro di Ciccolini, la palla che colpisce la traversa e se ne va sul fondo. McDade, lancio in avanti, Palanti controlla che la sfera esca, poi preferisce mantenerla in gioco, il cambio di lato, intercetta Alneami, McDade, il centrale dell'Etihad, il più positivo sicuramente dei suoi in queste prime due gare. San Marco, il gioco di gambe, prova il sinistro San Marco, un gol pazzesco, anzi la... c'è stato il fallo. Ma il gol viene convalidato. E dunque 1-0 per la BNL con il gran gol di San Marco. Si riprende dunque a giocare dal punteggio di 1-0. Gran gol di San Marco, un sinistro perfetto all'incrocio dei pali, nulla ha potuto Bosnian.
Il numero 7 dunque della BNL ha portato in vantaggio i suoi. Ed è sempre lui il più attivo. Buona la verticale. Ciccolini, il destro! Raddoppio per la BNL con Ciccolini. Ancora una grandissima azione di San Marco che ha servito perfettamente il numero 9 della BNL. Con il piattone non si è fatto pregare e ha messo il pallone alle spalle di Bosnian. Fermo immobile comunque, c'è da dire. McDade intercetta l'ennesimo pallone, poi non sa che fare contro San Marco, vince il duello, subisce anche il fallo del numero 7 della BNL, calcio di punizione per l'Etihad, comandato dal direttore di gara. McDade preferisce giocare curto, dove c'è Tarek. Bosnian non sa che fare col pallone. Osserva il piazzamento dei suoi. Chiama il pallone Boris. La sfera finisce però comodamente tra i piedi di Ceci. Ciccolini preferisce giocare all'indietro, rischiando un po', ma il cambio di gioco è comunque efficace da quest'altra parte. Spagnolo per Di Meo, prova ad avventurarsi in un dribbling, riesce molto bene, però il destro, la palla che termina di pochissimo sul fondo. Buona l'iniziativa di Luca D'Astolfo. Due a 0 per la BNL. In gol, come detto, San Marco e Ciccolini. Adesso palanti con le mani, lungo per San Marco, mette giù il numero 7, il tocco centrale per Spagnolo, con calma Di Meo, alza la testa, poi preferisce allargare dall'altra parte, controllo così e così di D'Astolfo, riesce comunque a guadagnare una buona rimessa in gioco con le mani. Di Meo, il cambio di lato per l'inserimento di Palanti, in difficoltà ancora Bosnian, ma il pallone per sua fortuna finisce largo sul fondo. McDade prova a prendere campo l'Etihad, lancio completamente sballato con la testa, D'Astolfo non ha problemi a servire Ceci. Le lancio per Ciccolini, San Marco contro McDade, si gira bene San Marco, serve Palanti con l'esterno, il tocco per Spagnolo, si sovrappone Di Meo, riesce a ricevere il pallone un po' fortunosamente, ancora il capitano della BNL, poi San Marco con il tacco, non si intende con il compagno, il pallone termina fuori. Buona iniziativa comunque di Di Meo e San Marco, peccato l'ultimo passaggio è venuto a mancare. Intanto Di Meo con la testa, è sempre la BNL a mantenere il pallino del gioco in proprio possesso. McDade prova a dare la carica ai suoi con questo buonissimo anticipo. Di Meo, palla morbida per l'inserimento di San Marco, buon controllo San Marco, la finta di Bosnian che si prende anche i complimenti del pubblico presente dietro la porta. McDade, il lancio, l'anticipo di Palanti, poi Spagnolo, il gioco di gambe col sinistro, allarga dall'altra parte dove c'è D'Astolfo, uno contro uno, D'Astolfo alza la testa, il pallone morbido, Palanti mette giù, limite dell'area di rigore, lato corto, mette in mezzo, non ci sono compagni che possono concretizzare l'azione, libera l'Etihad, ma è sempre BNL, San Marco, Ciccolini, il tocco per Palanti, ancora San Marco, McDade non riesce ad intervenire, San Marco, uno contro uno, ancora San Marco, il gioco di gambe, poi il sinistro non riesce a trovarlo, subisce fallo, calcio di punizione dal limite dell'area per la BNL.
il calcio di punizione è parato da Bosnian. San Marco. Quello che cazzo sta grattando le palle? Di Meo. All'indietro da Stolfo. C'è Palanti da quest'altra parte, viene servito invece Di Meo. Adesso la verticale per Palanti, che ha un po' di spazio. Palanti alza la testa, lato corto dell'area, mette in mezzo McDade. Devia il pallone che finisce tra i tievi, i giocatori delle Tiadre. Non riescono però a mantenerlo nel proprio possesso e dunque si riparte da Ceci. Ciccolini pensa per un attimo al destro, si allarga contro McDade, ancora Ciccolini. McDade tenacemente riesce a guadagnare la rimessa in gioco. Ottimo l'intervento del numero 6. Non è d'accordo Ciccolini con la decisione dell'arbitro e ci sembra comunque corretta. McDade, gladiatorio, il numero 6, anzi il numero 8 dell'Etihad. Lancio lunghissimo in avanti, c'è un buon 2 contro 2. Gestisce alla grande però la difesa della BNL, che va anche a trovare il terzo gol con Ciccolini, la doppietta del numero 9, 3-0. Finisce qui il primo tempo, dunque 3-0 tra BNL ed Etihad. Riprende il match con il secondo tempo, Ciccolini prova direttamente in porta dalla battuta. Il pallone se ne va sul fondo, non ci sono state deviazioni, dunque ci sarà soltanto rimessa dal fondo. McDade, il lancio così e così, c'è anche il tocco dell'arbitro, comunque Ciccolini per San Marco che non riesce ad agganciare il pallone. Dunque ancora McDade, l'intercetto dell'Etihad che prova a riportarsi in avanti dopo un primo tempo davvero in sofferenza. McDade attaccato da San Marco, ancora McDade tenta di trovare lo scambio, non riesce però nel suo intento, il numero 8, che ha lasciato anche scoperta la difesa, che rischia in questo frangente. Di Meo alza la testa, preferisce giocare orizzontale per D'Astolfo, prende campo il numero 2, se ne va in avanti, supera la linea centrale, ancora D'Astolfo, buono il tocco morbido per l'inserimento di Palanti, il tocco in mezzo, la palla che sfila davanti allo specchio della porta. Spagnolo pensa al destro, viene contratto però dal numero 4 del Etihad, vale a dire Boris. C'è un fallo intanto commesso dai giocatori della BNL con San Marco che ha travolto l'avversario. Calcio di punizione, McDade, il tocco in avanti, Di Meo con calma. Poi Spagnolo riesce ad andarsene con un gran numero. Spagnolo, uno contro uno, il destro, la palla che se ne va sul fondo, cade a terra anche il numero 10 della BNL. Ottima la sua azione, il pallone comunque se ne va sul fondo. Nessun problema per Bosnian, che lascia il compito della battuta a McDade. La pressione di Ciccolini, McDade. Lancio in avanti, buono l'anticipo di D'Astolfo. Ottimo il triangolo, San Marco. Uno contro uno con McDade, San Marco. Spagnolo allarga per D'Astolfo, ritmi che si sono notevolmente abbassati in questa ripresa con la BNL che gestisce il largo vantaggio di 3-0
gol di San Marco, della doppietta di Ciccolini. San Marco intanto ancora un gran destro, 4-0, due gol bellissimi di San Marco. Se ne va intanto San Marco, il tocco morbido in mezzo, gol piattone. San Marco mette dentro il gol del 5-0, tripletta per il numero 7. A 0 dunque per la BNL, dilaga la squadra in maglia blu con San Marco e Ciccolini sugli scudi. Ciccolini, il tocco in mezzo e poi il destro in caduta di De Blasis. Salvati, oh, hanno fatto un gol mentre tirano, tira a palo bello, ha detto porco Dio che è finito. Ma speriamo di no, dai. Sti cazzi non lo mettiamo. Porco di quella madonna. Sti cazzi. Tanto dicono tutti. Mi è tornata la parrocchia. Spagnolo intanto per la BNL. Il tocco per San Marco che cerca sul secondo palo il compagno. Palo clamoroso colpito da De Blasis. Poi c'è un fallo commesso da Di Meo, calcio di punizione in favore del Etihad con Aitam, che ha subito l'irregolarità. Bosnian McDade. La chiusura di Di Meo, rimessa laterale per l'Etihad. Quanto manca? San Marco, gioco di gambe, chiuso da McDade. Spagnolo, ha un po' di spazio per recalciare, preferisce servire Ciccolini, il controllo, poi il destro, ancora Ciccolini, 6-0 per la BNL. Gara che non ha più nulla da dire questa tra BNL e Etihad. Tripletta per San Marco, tripletta per Ciccolini. 6-0 per la squadra in maglia blu. Da Stolfo, all'indietro per Ceci. Da Stolfo. Di Meo. La verticale per De Blasis. Spagnolo se ne va con un... una buona finta, poi le cross, rimpallato da McDade, ancora Spagnolo, sempre contro McDade, va giù il numero 10 della BNL, subisce fallo, calcio di punizione, da ottima posizione. Cross in mezzo, sul secondo palo Ciccolini, controlla con il sinistro, poi in mezzo con San Marco, il buon 1-2, ancora San Marco non riesce a concludere l'azione, che viene alimentata dall'altra parte da Spagnolo. Con calma gestisce la BNL il possesso di palla da Stolfo. San Marco, l'elastico di San Marco, prova anche il tunnel, non gli riesce. Ha preteso troppo San Marco, il contropiede dell'Etihad, comunque il numero 7 che scivola. Il sinistro tentato da Boris, palla che se ne va sul fondo. Tre partite in tiro hanno fatto.
prosegue la BNL nella sua azione d'attacco. De Blasis, cioè San Marco da quest'altra parte, preferisce servire Ciccolini. Il buon colpo di tacco tentato, Bosnian non ha problemi, allora Etihad prova ad affacciarsi nella metà campo avversaria con McDade. Ancora McDade, risolve tutto Di Meo, che prova a portarsi in avanti a cercare gloria personale. Proprio Di Meo. San Marco non ha pressione, il numero 7 può tranquillamente gestire il possesso del pallone. Di Meo pensa alla conclusione, la prova altissima, la palla che se ne va quasi fuori dal campo. Devastante sto freddo, eh? McDade, il suo passaggio rimpallato da Ciccolini, poi Bosnian chiama a sé il pallone, preferisce invece giocare McQueen. Ancora Bosnian, ci prova Boris da Stolfo, controlla la sfera, cade anche a terra Boris. Lancio lunghissimo per De Blasis, che non riesce a mantenere la sfera all'interno del rettangolo di gioco. E dunque ancora opportunità per l'Etihad con le mani di riportarsi in avanti. Colpo di testa completamente sbagliato. Ciccolini a tu per tu con Bosnian, nel destro piazzato. Sbaglia incredibilmente Ciccolini. Spagnolo, la finta, poi lo scarico per San Marco. Può gestire comodamente il risultato la BNL da qualche minuto a questa parte. Spagnolo si attende ormai soltanto il triplice fischio dell'arbitro, con Ciccolini che sbaglia il passaggio, poi prova a recuperare il possesso della sfera. McDade ancora sulla pressione di Ciccolini, se ne va benissimo McDade, è davvero il più positivo dei suoi, l'ultimo a mollare. Tenta la sortita offensiva personale, poi commette fallo, frana addosso ad Astolfo, calcio di punizione in favore del BNL. Intervento goffo di McQueen, si avventa sulla sfera San Marco. Fischia l'arbitro, finisce qui il match tra BNL e Etihad, 6-0.